Mi ha dato la caccia sfondando le porte, voleva uccidermi. Sono le parole cariche di dolore pronunciate da Desiree Amato, la 22enne che martedì scorso, 13 febbraio, ha perso madre e sorella per mano dell'ex fidanzato nel quartiere San Valentino, Cisterna di Latina. Desiree ha ripercorso con gli investigatori della squadra mobile gli angoscianti momenti in cui è riuscita a sfuggire alla morte, mentre il maresciallo della Guardia di Finanza, Christian Sodano, la inseguiva. Prima all'interno della casa in via dei Monti Lepini e successivamente per le campagne Pontine. Lo volevo lasciare, lui non voleva. Ha sparato prima a René, poi a mamma. Mi pare di ricordare quattro colpi e la ricostruzione delle sue parole riportata dal messaggero. I poliziotti l'hanno raggiunta al distributore di benzina dove si era rifugiata dopo essere fuggita dal 27enne. La relazione tra i due è giunta al capolinea, durava da circa 9 mesi e stavano insieme da 5. Lo volevo lasciare, lui non voleva, racconta Desiree. Una tragica sceneggiatura, purtroppo già vista, che continua a ripetersi.